Allora siamo a meno 7, è cominciato il countdown in vista del 25 maggio. Il 25 maggio abbiamo due appuntamenti e ognuno considera il suo molto importante. Fulvio Martuscello considera molto importante l'appuntamento con le elezioni europee. Il candidato di punta di Forza Italia in questa competizione e a noi sarebbe molto gradito se Fulvio prendesse tanti voti di preferenza. Bisogna scrivere Martuscello accanto al simbolo di Forza Italia sulla scheda arancione e potesse rappresentare la Campania e il Mezzogiorno in Europa. Fulvio, in bocca al lupo. Ovviamente capirete che per me è altrettanto importante l'appuntamento con le elezioni del 25 di maggio, con le elezioni amministrative, per l'elezione del nuovo sindaco di Ariano. E io ringrazio coloro che hanno organizzato questa riunione stasera, sono tanti gli imprenditori, i professionisti, le amiche e gli amici che hanno voluto dedicare questo sabato a questo appuntamento elettorale. Li ringrazio moltissimo di questa disponibilità. Ci sarà poi anche il saluto di chi vorrà intervenire fra i candidati, soprattutto coloro che sul settore dell'artigianato, sul settore dell'impresa hanno qualcosa da dire e qualche cosa magari da chiedere a Fulvio Martuscello. Nel mio programma l'imprenditoria, il sostegno all'impresa, il sostegno al mondo dell'impresa, del mondo delle partite IVA, a coloro che lavorano tutti i giorni, che creano fatturato, che producono, insomma è preliminare ed è importantissimo. Devi pensare, Fulvio, che quando io sono diventato sindaco nel 2004 c'era il PIP ma non c'era l'acqua, le aziende erano del tutto prive di acqua. Come puoi fare a convincere un'azienda ad insediarsi ad Ariano se trova un deserto, se in questo settore addirittura così delicato il depuratore funzionava oppure no e non era comunque autorizzato e comunque non c'era il gas? Io devo dirti grazie, perché a dicembre, ascoltando il grido di dolore di uno che non era più né assessore provinciale né aveva nessun compito e nessun incarico puntuale, e però noi ti abbiamo chiesto di finanziare nell'accelerazione della spesa, in quella che passava per il tuo assessorato, per le attività produttive, noi ti abbiamo chiesto di finanziare la metanizzazione del PIP sui fondi europei, perché insomma il Comune di Ariano aveva ottenuto un finanziamento nel 2008, novembre del 2008, e soltanto a febbraio del 2012 pubblica la gara, e poi però la sospende, e poi la ripubblica ad agosto del 2013, 18 mesi di ritardo, Fulvio, 18 mesi di ritardo. Fortunatamente, trasferendola sui fondi europei, abbiamo la possibilità di non entrare nel patto di stabilità che complica la vita al bilancio di molti comuni. E soprattutto io ti ringrazio perché una mia idea, perché si tratta di una mia idea, di un'idea della mia amministrazione, un progetto presentato dalla mia amministrazione che qualche assessore distratto dopo di me aveva fatto decadere, perché entro il 31 dicembre del 2010 il villaggio degli artigiani richiedeva non soltanto la progettazione esecutiva, non soltanto una riduzione, perché era stata finanziata dalla precedente giunta regionale, quella del 2009, per 2 milioni di euro, ma devo dirti la verità, si erano dimenticati di fare il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2010, e nella prima finanziaria regionale, quella del 2011 per l'anno 2010, c'era stata la decadenza di tutti i progetti finanziati con mutuo che non era stato stipulato entro il 31 dicembre del 2010. Questo è il risultato della sbatataggine di tanti assessori che hanno anche avuto il coraggio da questo punto di vista non solo di ricandidarsi ma persino di fare interviste. Sostegno alle imprese, rapida realizzazione del villaggio degli artigiani, rapida realizzazione delle infrastrutturazioni, perché ovviamente il metano serve non soltanto a tutti gli abitanti che partono dai martiri, arrivano appunto all'area VIP di Caporale, ma serve soprattutto alle aziende, perché il costo energetico è un costo molto elevato sul quale dobbiamo incidere per poter aiutare ad abbattere questi costi energetici. Questo è quello che noi vogliamo fare nel VIP e nel centro di Ariano. Il centro di Ariano, Fulvio, è un altro problema, io te ne ho già parlato, che è questo problema del Giorgione, un immobile che il Comune ha comprato nel 2002,
prima dunque che io diventassi sindaco, che abbiamo provato a privatizzare nel senso di vendere, di rimettere sul mercato, magari con le stesse destinazioni d'uso. Fulvio non ha funzionato. Dobbiamo riconoscere che è difficile da questo punto di vista investire in una struttura così grande che abbia una finalità esclusivamente alberghiera, ristorativa, ricreativa. Così com'era, un grande cinema, un grande teatro, un grande bar, un grande, ripeto, albergo al centro della città. Noi abbiamo pensato di lasciare alcune di queste finalità ricreative, di queste destinazioni d'uso legate appunto al cinema, legate al bar, legate appunto all'attrazione dalla parte di Via d'Affritto, ed immaginare dalla parte di Piazza San Francesco la realizzazione di un grande istituto alberghiero, di un bellissimo istituto alberghiero che possa essere... E naturalmente tu sai che il nostro ospedale è un ospedale di secondo livello regionale nell'ambito del decreto 49. Noi ti chiediamo, adesso che avete risanato un deficit straordinario che veniva dalla gestione Bassolino, dai 10 anni di gestione Bassolino della sanità, gli anni della spesa pubblica allegra, della spesa pubblica facile, ma che era tutta su Napoli, che era tutta straordinariamente incentrata su alcune ASL di Napoli, su alcuni grandi ospedali di Napoli, noi ti chiediamo di avere i riconoscimenti che meritiamo, soprattutto di far presente al presidente Caldoro, che ho sentito ieri sera e che appunto mi confermava la tua presenza qui oggi, che noi abbiamo la possibilità di avere una stazione di radioterapia che è fondamentale per la cura di alcune patologie che purtroppo sono sempre più presenti e che sono sempre più rilevanti all'interno della popolazione. Non ci perderemo di vista. Il cambiamento di metodo, il cambiamento di passo è proprio questo. Noi vogliamo dialogare con tutti voi per tutto il periodo dei 5 anni, perché insomma non si governa una città da soli. Una città si governa con un sindaco, con un buon sindaco magari, con buoni assessori, con un ottimo consiglio comunale, ma si governa soprattutto se i cittadini sapranno dare entusiasmo, fiducia all'amministrazione comunale, sapranno dare qualche cosa di se stessi, sapranno donare qualcosa di se stessi alla città, una città che ha terribilmente bisogno del vostro aiuto. Noi ci incontriamo, sappiamo che il 25 maggio sarà una partita difficile, ma avete una settimana di tempo per convincere gli incerti, per convincere gli indecisi, per convincere magari quelli che non vogliono votare, che le nostre liste, che questo candidato sarà un candidato a disposizione dei cittadini, sarà un candidato che metterà la sua energia, il suo entusiasmo, il suo impegno esclusivamente al servizio della città, mai al servizio di propri interessi personali. Grazie. La partecipazione straordinaria vostra a questa manifestazione, l'affetto che mi ha circondato, mi rende sicuramente il cuore più caldo, più forte l'emozione nel tornare in macchina e ricominciare il viaggio. Quindi grazie davvero della partecipazione. Si vota a preferenza. E lo dico ai consigli comunali e lo dico a Mimmo, che di questo è campione, lo dico ai tanti che sono qui. Preferenza significa che qualcuno ti deve preferire, quindi si sta col dito lì e sulla lista e si sceglie chi votare. E qual è il motivo con il quale un candidato viene preferito a un altro? Dovete cercare in qualche maniera il candidato che vi possa rappresentare, che possa essere un punto di riferimento, un candidato che si faccia trovare, che sia disponibile, che sia reperibile, che risolve i problemi, che risponda al telefono. Ecco, il punto di riferimento è un numero memorizzato sulla rubrica del vostro cellulare che potete chiamare in ogni momento, quando avete una questione, quando avete un dubbio. Io sono orgoglioso di dire che quel numero non ho mai cambiato in 15 anni di attività politica, perché chi ti trova prima ti deve trovare dopo, e sarebbe troppo facile poi scomparire dopo le elezioni. La mia storia politica racconta che ho preso 27.000 voti di preferenza la prima volta, poi ne ho presi 31.000, poi ne ho presi 36.000. Ho sempre fatto, ogni volta che mi sono candidato alle regionali, il più votato d'Italia, perché ho sempre mantenuto gli impegni presi, ho sempre rispettato la parola data. Questo è il senso della preferenza, questa è la ragione in qualche maniera perché la gente poi ti sceglie, ti preferisce. Pensate che cosa straordinaria accadrà quel 25 di maggio, giorno in cui è nato Padre Pio, quindi giorno in cui sono nato anche io, per cui farete un regalo anche a noi. Noi scegliamo l'Italia col mio cognome bello stampato in mente. Arriverete fuori al seggio, magari ci sarà qualcuno che tenterà di darvi il biglietto di qualche altro candidato, che voi non vi pigliate naturalmente, entrate nel seggio
e vi daranno due schede. La prima scheda è quella azzurra e poi quella arancione. Sulla prima scheda azzurra scoprirete che naturalmente quando si sceglie un sindaco non si può votare a caso, nel senso bisogna scegliere e ragionare, e come non si può votare a caso naturalmente bisogna scegliere e ragionare, e quindi la prima cosa che facciamo è una bella X sul nome di Mimmo. Poi sceglierete il candidato sul nome di Domenico Gambacorta. Poi dopodiché sceglierete naturalmente a chi dare la preferenza, facendo lo stesso ragionamento sulle comunali. Prenderete questa scheda, la mettete qui, aprite quell'arancione e scrivete il cognome Martuscello accanto al simbolo di Forza Italia. Noi dobbiamo rimarcare l'esistenza di un'area politica che è quella alternativa alla sinistra. Io sono convinto che nel coordinamento regionale di Forza Italia, noi la prima telefonata l'abbiamo da Elena Pino, quando una voce festante ci comunicherà che Mimmo Gambacorta è il sindaco di Elena Pino. E forse da